Salve a tutti, Watchi che Barry, benvenuti nella mia tier list dei personaggi di Super Mario. Sì ragazzi, diciamo un po' non mi va di portare sempre solamente FNAF. Mario non lo faccio da tanto tempo, quindi sì, andiamo. E poi tantissimi di voi volete vedere questa tier list, perciò partiamo subitissimo da Bowser Jr. o Junior com'è. È un personaggio che ho sempre trovato interessante, bello, ma non viene mai approfondito molto Bowser Jr. Sappiamo che è il vero figlio legittimo di Bowser, però lo voglio vedere un pochino di più, sempre quella parte da perfido bulletto, scagnozzo, perfido, malvagio. Non è fantastico, una B dai. Donkey Kong non mi ha mai fatto impazzire, ma su Super Smash Bros. È fantastico. Donkey Kong gli do una B, mi piace. Diddy Kong di meno. Sì, è carino, simpatico, però boh, aiuta Donkey Kong, fine, non fa niente. Kamek ti do una D perché sei super mega maledetto, ti odio. E Kamek che porta sempre in vita ogni volta Bowser, dà sempre i poteri magici dei Bowserotti, non mi piace per niente. Ah, Kamek è maschio, per chi lo vuole sapere. Goomba. Guardate, Goomba è da sempre che c'è nei giochi di Super Mario, da Super Mario Bros. O Mario Bros. D. Però dai, mi piace in Super Mario Party. Koopa? Koopa secondo me è veramente bello. Molto molto figo. Lo conoscono tutti, Koopa. O in inglese si chiama Koopa Troopa. Poi c'è anche il Paratroopa, sapete? B. Tartosso, ragazzi. Il mio personaggio preferito di Super Mario. Io adoro Tartosso. S perché mi piace che ogni volta che viene colpito poi si ricrea, è carinissimo, adoro la sua battaglia in Mario Party 9, quella delle carte, fantastico. Tipo timido, io lo do un A. Molto più interessante di Bowser Jr. e gli altri personaggi, mi piace che sia misterioso, poi in inglese si chiama Shy Guy, tipo timido è molto molto amato. Martel Koopa è un po' difficile da giudicare, perché mi piace come è fatto, ma veramente quando ti lanci i martelli addosso è odioso. Oh, se non avete mai giocato Super Mario, vi odio. Sto scherzando, ma tutti hanno giocato a Mario. Martel Koopa gli do una C. Sì, dai. Rosalinda. Gli diamo una A. È molto forte. Adoro i sbavillotti, la sua storia, la sua infanzia. Molto molto triste, sapete, il finale di Super Mario Galaxy, mitica. Rosalinda è un personaggio che adoro, ma non è la mia preferita. Mario invece gli do una A. Mario è un personaggio che secondo me è un fantastico protagonista. Ora la Nintendo vuole trasformarlo nella mascotte ufficiale, il re dei videogiochi. Hanno fatto pure il Super Nintendo World, o meglio il parco di divertimenti di Super Mario World. Fantastico, Mario mi è sempre piaciuto, mamma mia. Pauline, gli do una C perché Pauline non mi ha mai detto niente, adoro tantissimo Jump Up Superstars, però Pauline alla fine non è un personaggio così tanto interessante, ha una bella voce, sì, ma questo non vuol dire che sia stupenda. Pipino Piranha di niente di niente. Rebu, fantastico, Rebu ragazzi si merita una A. Bellissimo antagonista in tutti i tre Luigi's Mansion, mi piace, è diabolico, è perfido, cattivo, divertente, mitico Rebu. Lucky Tu invece, dai, se una D, lanci cupistrici, fastidioso come non mai, poi è quello che dà il via nei Mario Kart, che poi anche lui guida una macchina, basta. La pianta piranha di... non metto mai niente di niente, boh. Todd mi sta molto simpatico, ma non troppo. Infatti do una B. A volte un pochino fastidioso, ma so che è molto apprezzato. Toadette, ragazzi, Toadette a me piace. Toadette S. Toadette è un personaggio che, grazie a una mia carissima amica, la sto adorando tantissimo. Toadette mi piace molto. Molto, sono molto contento che negli ultimi giochi Toadette è molto presente, perché per un lungo periodo di tempo Toadette era tipo scomparsa, poi adesso è ritornata, fantastica. Luigi. Luigi ragazzi,
penso di dargli sì una insieme a Mario. Luigi è un personaggio divertentissimo che ha sempre paura in ogni gioco e tanta gente lo utilizza in Smash e ci fa addirittura i meme. La cara principessa Peach gli diamo una B, dai, viene sempre rapita da Bowser. Sì, è utile in Super Mario 3D World, però basta farti rapire, andiamo Peach, sai combattere, su. Daisy, scusate, ma la metto in C. Non mi piace tantissimo, perché, boh, secondo me strilla troppo, mi spacca le orecchie, seriamente. Ok che è un'opinione stupida, però Daisy non mi è mai piaciuta. Yoshi, ragazzi, cioè, S. Yoshi è qualcosa di meraviglioso. Il mio Yoshi preferito è Yoshi azzurro, ma mi piacciono anche gli altri Yoshi, tranne Yoshi marrone, se esiste. Yoshi è fantastico, dai. Anche se comunque l'ultimo gioco di Yoshi, Yoshi's Crafted World, mi ha un po' deluso. Struzzi. Molti la detestano, ma a me piace Struzzi. Gli do una bellissima A. Struzzi, adesso la Nintendo ha detto ufficialmente che è femmina, però vi ricordo che in Super Mario Bros. 2, nella guida ufficiale, c'è scritto che era maschio, quindi Struzzi è un personaggio transessuale, ma sinceramente mi va benissimo, a me non danno fastidio le persone transessuali. Boh, mi va bene, quindi A. Lo metto in A perché Struzzi mi porta sempre fortuna. Wario. Wario, ragazzi, non sono mai stato un fan di Wario. Infatti lo metto in C. So che a molti piace, ma a me non tantissimo, ma non lo odio. Waluigi, stessa cosa addirittura. Sinceramente, un po' davvero, mi ha rotto le scatole il fatto che la gente vuole Waluigi Smash e non capisce che è un assistente. Che poi Waluigi che mosse dovrebbe avere, scusa. Va bene che Waluigi è il re dei meme, tutti vogliono Waluigi. Però ragazzi, come personaggio vero e proprio, sì, è bello, ok, però, ragazzi, non è niente di speciale, eh. Già mi immagino gli insulti nei commenti. Ecco. Bowser. Cioè, ragazzi, Bowser. Bowser S. Secondo me è il miglior cattivo dei videogiochi. Va bene che rapisce sempre Peach, però ogni volta diventa gigantesco, fa del male, è perfido, mi piace troppo Bowser, un personaggio che adoro. Picciola Rosa, aspettate un attimo, dopo. Baby Mario e Baby Luigi, sentite, li metto in D. Mi sono sempre stati antipatici tutti quanti i baby, non mi piacciono per niente. Baby Mario e Baby Luigi sono importanti in Mario e Luigi, Fratelli nel Tempo, ma nei Mario Kart, negli altri giochi spin-off, no grazie. Metal Mario è bellissimo, gli do una B, mi piace molto. So che Metal Mario è un power-up di Mario, non mi ricordo in quale gioco, però forse Super Mario 64, credo, o Super Smash Bros. Il primo, però mi piace tantissimo. Per me Mario Metallo, Metal Mario è una specie di clone cattivo di Mario. E ora passiamo ai Bowserotti. Larry Koopa? Beh, Larry, ragazzi, diamo una bellissima S, il mio Bowserotto preferito. Morton gli do una C. Wendy una C pure. Iggy mi diverte tantissimo, quindi diamo una bellissima A. Roy mi piace, una B. Lemmy, anche lui è molto molto carino, quindi B. No dai, una A. E infine abbiamo Ludwig, che gli diamo una B. Ok gente, ho modificato un attimo la tier list. Peach Rosa? No. Perché esiste Peach Rosa? Qual è il senso di Peach Rosa? Me lo spiegate? Io non lo so. Non ne ho idea. Peach Rosa serve solamente come fidanzata di Metal Mario. E basta. Questa gente è la mia tier list dei personaggi di Super Mario. Eccola qua. Se c'era anche Schilo Bowser l'avrei messo in S, sicuramente. Bella, bella. Quindi ditemi nei commenti che cosa ne pensate, siete d'accordo con me, è la mia opinione personale, e siete contenti? Dopo tantissimo tempo ho fatto una tier list di Super Mario. Vabbè che questo video lo caricherò tardissimo, ma non mi importa. E ciao ciao.